Gomorra, pubblicato nel 2006 da Mondadori, è il primo romanzo dell'autore napoletano Roberto Saviano. Il titolo, che ha una forte e probabilmente voluta assonanza con Camorra, rimanda il lettore all'immagine biblica della città che, a causa della corruzione dei suoi abitanti, fu distrutta da Dio con una violenta pioggia di zolfo e di fuoco. Come chiarisce il sottotitolo, Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della Camorra, l'opera si propone di analizzare il cosiddetto sistema. Sistema è un termine con cui l'autore indica la Camorra, la quale nel mondo globalizzato di oggi è diventata una grande società finanziaria criminale che ha costruito, a partire proprio dal territorio campano, una rete di relazioni commerciali che coinvolgono paesi di tutto il mondo. I metodi con cui il sistema opera vengono però proposti al lettore non in forma saggistica e nemmeno nella forma oggettiva del report giornalistico, ma attraverso una serie di vicende individuali, emblematiche, reali e documentate, ma narrate con una particolare cura espressiva. Gomorra è a tutti gli effetti un esempio della cosiddetta non-fiction novel. È un romanzo, cioè un'opera narrativa, che tuttavia è stata scritta a partire da esperienze vissute direttamente dall'autore e da un'attenta documentazione, gli atti processuali, le intercettazioni, i referti del medico legale, i verbali della polizia, sul mondo affaristico e criminale della Camorra in Campania. Quello di Gomorra è un viaggio nei luoghi simbolo della Camorra, luoghi in cui lo stesso autore è nato e cresciuto. Il narratore ci descrive una realtà dominata dai boss, le cui ville sfarzose in stile hollywoodiano e il cui stile di vita è l'unico modello di vita adulta possibile per le giovanissime reclute del sistema. È una realtà violenta fatta di bambini boss convinti che l'unico modo di morire come un uomo vero sia quello di morire ammazzati. Una realtà locale e globale allo stesso tempo, come chiarisce molto bene l'incipit del romanzo.